Tonight I have some meditation to share with you from the Gospel of John chapter 21. Questa sera ho una meditazione da condividere con voi in Giovanni 21. So if you please can open your Bible and let us read John 21 from verse 1 to 14. E se potete aprire le vostre Bibbie in Giovanni 21 dal verso 1 al verso 13. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, «Vado a pescare». Essi gli dissero, «Veniamo anche noi con te». Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro, «Figlioli, avete del pesce?» Gli risposero, «No». Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su e del pane. Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, «Venite a far colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli, «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Let us pray together. Preghiamo il Signore. Blessed be your name, Lord. Thank you, Lord. We worship you. We glorify your name, Lord. Lord Jesus, we thank you so much for your presence among us tonight. Signore, ti ringraziamo così tanto per la tua presenza tra di noi questa sera. We're so grateful, Lord, because your presence it makes our meeting so special. Ti ringraziamo perché la tua presenza rende il nostro incontro, il nostro stare insieme così speciale. Thanks for every time you shine with your face among us. Grazie per ogni volta che tu illumini con la tua presenza. Lord, we come tonight with one purpose, is to glorify your name. Questa sera siamo qui con un obiettivo, quello di glorificarti. Open our eye to see you more, Lord. Apri i nostri occhi, Signore, per vedere la tua gloria. And fill our hearts with the Holy Spirit. E riempi i nostri cuori col tuo Spirito Santo. So we can see miracles in your word. Così noi potremo vedere i tuoi miracoli in questo mondo. Use your word, Lord, to edify and change our life. Usa la tua parola, Signore, per edificare e cambiare le nostre vite. And say what the John said here, you are the Lord. E fa che possiamo dire quello che Giovanni disse qui, che Lord, talk to our hearts. Tu sei il nostro Signore. Change our attitudes. Cambia il nostro comportamento. And give us power for the coming days. E dacci la tua potenza. To see your mighty hand working among us. Per vedere la tua mano benedetta lavorare tra di noi. In your holy name we pray. Nel tuo nome santo noi ti preghiamo. Amen. Amen. I have few things to share with you tonight. Ho alcune cose da condividere con voi questa sera. First of all, why we read from John 21. La prima cosa è perché noi abbiamo letto da questo capitolo. And the second point I'd like to share with you is how the Lord appeared to the disciples on this time. La seconda cosa che voglio condividere con voi è il motivo per il quale Dio e Gesù è apparso ai discepoli. What was the reaction of the disciples when they saw the Lord? E in ultimo, quale fu la reazione dei discepoli quando videro l'apparizione del Signore? If we have our Bible opens and we go John 20, se noi apriamo le nostre Bibbie andiamo su in Giovanni 20 and we read verse 30 and 31, e leggiamo i versi 30 e 31, we see that almost this is the end of the gospel.
Noi vediamo che questa è la fine. The end of the gospel of John. La fine del libro di Giovanni. So if we remove John 21, the gospel will still be complete. E anche se noi rimuovessimo il capitolo 21, comunque il libro di Giovanni sarebbe completo, non ci sembrerebbe incompleto. So what was the reason for the Holy Spirit to add this chapter? Quindi, qual è stata la ragione per la quale lo Spirito Santo ha ispirato il capitolo 21? Well, there is a great reason for that. C'è una grande ragione per And questo. this is what I'm going to share it with you tonight. E questa ragione è quello che voglio condividere con We voi questa know sera. after the Lord was dead and buried, when the Lord was dying and buried. Noi sappiamo la storia che a questo punto Gesù era morto, He rose up again on Sunday. era stato risorto, And in John 20, he appeared to Mary, the Magdalene, e in Giovanni 20 lui appare a Maria, to restore Magdalena, her to him. per incoraggiarle. And when we go to 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians, the first chapter, first book of Corinthians, chapter 15. The book 1 Corinthians. It's the second book after Romans. Okay, secondo libro dopo Romani, che io non ricordo. Yeah, after the Epistle of Romans, there is 1 Corinthians. Corinzi, ok, se Corinthians, andiamo al libro di chapter Corinzi. 15, Capitolo 15. we see that the Lord has appeared to Peter himself. Noi vediamo che Dio appare a Pietro. So he appeared to Sì. one woman and one man, Così Gesù apparse a una donna e a un uomo. which means he can appear to each one of us individually. Questo vuol dire che lui può apparire a ciascuno di noi individualmente. Why? To restore us to him. Questo perché? Per incoraggiarci. But when we go to chapter John, chapter 20, Quando noi leggiamo in Giovanni 20, we see that the Lord is appearing to all the disciples two times. noi vediamo che Gesù appare a tutti i discepoli due volte. And both of them, they were on Sunday. E entrambe le volte è successo di domenica. This is what the Lord is doing with us every Sunday when we come to meet him. Questo è quello che succede ogni domenica quando noi veniamo in chiesa per incontrare Gesù, He Dio. appears to us. Lui ci appare. It could be visually, Può accadere or it could be by visivamente, faith. può accadere attraverso la fede. I know sometimes I get scared about it. Ogni tanto sono spaventato da If questo. I imagine that the Lord will come face to face and talk to me, Se dovessi immaginare che il Signore mi apparisse faccia a faccia, well, it's too much to hold his appearance. sarebbe troppo un'emozione troppo grande da poter And this is what sostenere. the disciples were had. E questo è quello al quale i discepoli andarono incontro. They had overflowing joy when they saw the Lord. Loro avevano una gioia strabordante nel vedere il Signore. And my prayers that the Lord will appear to each one of us tonight. Che noi preghiamo che questo possa accadere a ciascuno di noi questa Talk sera. to each one Che possa parlare a ciascuno di and noi. give us vision for the coming days. E che ci possa dare una visione per i giorni che devono venire. But the appearance we read about it in John 21 is different. Ma l'apparizione che noi vediamo in Giovanni 21 è The differente. Lord doesn't come at the beginning of the week. Il Signore non arrivò all'inizio della settimana, He comes during the week. arrivò durante la settimana. When you don't expect Jesus to come, He will come. Quando voi non vi aspettate che il Signore arrivi, lui arriverà. Because He has interest to talk to you. Perché lui ha interesse a parlarti. And this is what He has done with the E questo è disciples. quello che ha fatto con i discepoli. Jesus will appear to you during your working hours. Gesù ti apparirà durante il tuo orario di lavoro. The disciples here, they are doing normal business. E i discepoli stavano facendo il loro normalissimo lavoro. Just fishing. Stavano pescando. And he appeared to them. E Dio gli apparve, Gesù gli And we will apparve. know the rest of the story. E noi sappiamo il resto della storia. May the Lord appear to you this coming week and change your work style. Che possa Dio apparirvi e possa cambiare la vostra percezione del So lavoro when you anche. come next Sunday, you can share it with the congregation here. Così che la prossima domenica, quando verrete in chiesa, potrete condividere con tutti But gli now altri. let us read a few verses in chapter 21. Ma andiamo a analizzare alcuni versi nel capitolo 21. If we have our Bible open, let us read verse 3 in chapter 21. Il versetto numero 3 del capitolo 21 di Giovanni. Dice, Simon Pietro disse loro, vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla.
Here we see a very simple discussion. Simon Peter was telling the disciples, I will go fishing. Una semplice discussione, Simon Pietro disse ai discepoli, io vado a pescare. And all the six disciples, they say, we will join you. E tutti gli altri sei discepoli dissero, veniamo con te. But let me leave this one for a moment and let us talk about Simon Peter. Ma lasciamo da parte un attimo questa parte e parliamo di Simon Pietro. In chapter 1, the Lord changed the name of Simon. Nel capitolo numero 1 il Signore cambiò il nome di Simone. When he met Simon for the first time, he says, your name will be Peter. Quando lui incontrò Simone per la prima volta, gli disse, il tuo nome sarà Pietro. Which means a small rock. Che significa una piccola pietra. And when we read in Luke 5, e quando noi guardiamo e leggiamo nel capitolo 5, the Lord changed the career of Simon. E il Signore cambiò la carriera di Simone. He says, you will not go fishing anymore, you will catch out men. E gli disse, tu non sarai più un pescatore, ma sarai pescatore d'uomini. Imagine if the Lord has done it with you. Immaginate se il Signore facesse questo con voi. Change your name. Cambia il vostro nome. And it changed your career. E vi cambia il lavoro. This is the beginning. Questo è l'inizio. And then in the 3 years of the ministry of Jesus, e successivamente nei 3 anni del ministero di Gesù, he was telling Simon Peter one lesson. E lui disse a Simon Pietro una cosa. Let us read 3 verses to see what is this lesson that the Lord was telling Simon Peter about. E leggiamo qualche cosa disse il Signore a Simon Pietro. Let us go to Psalm 40 in the Old Testament, Psalm 40. Chapter 40, Psalm 40, verse 7 and 8. Scusate, ho qualche problema con il nome dei libri in inglese. Salmi? Yes, 40. Versetto 7 e 8. Allora ho detto, ecco, io vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. This was a prophecy about the Lord Jesus in the book of Psalms. Questa è stata una profezia a proposito di Gesù nel libro di Salmi. Why Jesus came on earth? Perché Gesù venne sulla terra? Is for one reason. È per una ragione. To delight the Father. Per fare piacere al Padre. To bring all the pleasure to his heart. Per dare piacere al suo cuore. This is at the beginning. Questo è stato l'inizio. Now let us read another verse in the book of John. Adesso leggiamo un altro versetto nel libro di Giovanni. Chapter 4. Capitolo 4. And verse 34. E versetto 34. Giovanni 4, versetto 34. Gesù disse loro, il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. What was the food of Jesus during his life? E qual è stato il cibo di Gesù durante la sua vita? Is to do the will of the Father. Di fare la volontà del Padre. Not only that, but let us read another verse in Matthew 26. Non è stato solo questo il suo cibo, ma leggiamo verse un altro versetto. Verse 36. In Matteo. Matteo 26, versetto 36. Matteo, capitolo 26, versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. So the Lord in his prayer in Gethsemane was saying the same thing. E Gesù, il Signore in questa sua preghiera disse la stessa cosa. Not my will, but your will. Non per la mia volontà, ma per la tua volontà. Can we get the lesson here? Possiamo capire il messaggio? From the beginning to the end of the Lord's life is to do one thing. Dall'inizio alla fine della vita di Gesù su questa terra, lui doveva fare una cosa. Rely on the Father and do his will. Affidarsi al Padre e fare la sua volontà. He doesn't do anything out of his will. Lui non fece niente della sua, di sua volontà. Well, Peter stayed with the Lord for 3 years. Peter stayed with the Lord for 3 years. Peter, Pietro rimase col Signore per 3 anni. And the Lord finished his ministry.
E Gesù finì il suo ministero. And what do you expect the reaction of Peter after 3 years with the Lord? E quale vi aspettate fosse stata la reazione di Pietro dopo tre This is anni? What we read about in verse 3. Questo è quello che leggiamo nel versetto 3. He didn't learn the lesson. Lui non imparò la lezione. He didn't say your will. Lui non disse, Signore, But la tua he volontà. Said, my will. Ma lui disse, la mia volontà. I will go fishing. Io andrò a pescare. Well, sometimes we do the same. Sì, ogni tanto noi lo facciamo. I think some of us are business people here. Io penso che ci siano tra di noi degli imprenditori. And if we ask them, e se noi glielo chiediamo, what are you gonna do tomorrow? E a questo fratello, questi fratelli, gli possiamo chiedere cosa farai domani. I think all of them will say, I will. Io penso che ognuno di questi fratelli I will do so and so. Dirà, io farò così e così, avrà un piano. But tonight we need to think in a different way. Ma questa sera dobbiamo pensare in un modo diverso. Not my will, but your will. Non la mia volontà, ma la volontà del Padre. Peter paid a great price for making a decision without the Lord's will. Pietro pagò un grande prezzo per non aver fatto la volontà di Dio. He spent one full night doing nothing. Lui spese una intera notte facendo nulla. He worked with the 6 disciples for the whole night and they got nothing. Lui lavorò un'intera notte insieme ai 6 discepoli per avere niente. They consumed their time. Loro sprecarono il loro tempo. And they lost their vision. E loro persero la visione. When the Lord came to them on the second morning, quando il Signore arrivò la mattina successiva, they couldn't recognize him. Loro non lo riconobbero. Because they made a decision at their own will. Perché loro fecero preso una decisione per conto loro. Brothers and sisters, we need to think about it 100 times before we make a decision. Fratelli e sorelle, noi dobbiamo pensare almeno 100 volte I know, prima di prendere una decisione. When we come to the congregation, we pray for every decision we make. Quando noi veniamo in chiesa, preghiamo per ogni decisione che dobbiamo prendere. Because we work for the Lord's ministry. Perché noi lavoriamo nel ministero del Signore. But tonight let us make a decision that we will never do anything in our life except we ask for His will. Ma questa sera prendiamo una decisione ferma che nella nostra vita non faremo niente senza chiedere la conferma del Signore. This is what I would like to share with you about Simon Peter. Questo è quello che vorrei condividere con voi a proposito di Simon Pietro. Now let us look about the 6 disciples. Adesso diamo uno sguardo ai 6 discepoli. Simon Peter said, I will go fishing. Simon Pietro disse, io vado a pescare. He made a decision. Lui prese una decisione. But what happened to the group? Ma che cosa è successo al gruppo? We will go with you. Noi verremo con te. It's very dangerous for the group if they follow the leader. Ed è molto pericoloso per il gruppo seguire il leader. They should follow the Lord. Loro dovrebbero seguire il Signore. So both the leader and the group together will follow the Lord. Così sia il leader che il gruppo insieme seguirebbero il Signore. And you will never believe what the Lord can do with some people trusting him. E voi non potete immaginare che cosa il Signore può fare con queste persone che lo seguono insieme. The same 7 disciples. They stand in the Pentecostal day. E i discepoli insieme nel giorno della Pentecoste. Doing his will. Facevano la sua volontà. And we know what Peter has done in the Pentecostal day. E noi sappiamo cosa Pietro ha fatto durante il giorno della Pentecoste. In one sermon he gained 3,000. E in un giorno lui si convertirono in 300, in 3,000. Because he did his will. Perché lui fece la volontà del Padre. May the Lord convince our heart to do His will, not our will. Possa il Signore convincere il nostro cuore di fare la sua volontà e non la nostra volontà. And this is what I would like to share with you about our responsibility as a group. E questo è quello che vorrei condividere con voi a proposito della nostra responsabilità come gruppo. And by the way, I never underestimate the role of the leaders in our church. E comunque io non ho mai sottostimato il ruolo del leader nelle nostre chiese. We give full respect and appreciation to our elders. Noi dobbiamo assolutamente avere apprezzamento e rispetto verso i nostri anziani della chiesa. But we have to support them in prayers. Ma dobbiamo supportarli con le nostre preghiere. So that they can make His will. Così che loro possano fare la volontà del Padre. Now let us look at the second point. Adesso guardiamo il secondo punto. How the Lord came to the disciples who didn't do His will. Come il Signore venne ai discepoli che non fecero la sua volontà. Let us go to John 21 and read from verse 4 to 6. Andiamo in Giovanni 21 e leggiamo dal versetto 4 al versetto 6.
Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse loro: Figlioli, avete del pesce? Gli risposero: No. Ed egli disse loro: Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. So in the appearance of the Lord we can see four things. Così noi nell'apparizione del Signore possiamo vedere quattro cose. In verse 4 he said, Nel versetto 4 lui disse: But when the morning comes, Ma quando arrivò la mattina? Il Jesus will come in the morning. Signore viene nella mattina. When we lose our hope, Quando noi abbiamo perso le nostre speranze? when we lose our expectation, Quando noi abbiamo perso le nostre aspettative? when we reach our end, Quando noi arriviamo alla fine? God will begin. Il Signore inizierà. The end of a man is the beginning of God. La fine di un uomo è l'inizio di Dio. If you feel that you reach your end, E se tu senti di essere arrivato alla fine, be happy, the Lord will come to you. sii felice perché il Signore verrà in tuo aiuto. One person he said, the Lord will never come to you if you are 7 or 6 or 5 or 4 or 1. Una persona diceva: Il Signore non arriverà in tuo aiuto quando sei a 7, 6, 5, a un livello abbastanza But sufficiente. when you reach zero, God will come and stand next to you and become 10 over 10. Quando arriverai a raggiungere lo zero, quando sarai finito, Dio si affiancherà a te e sarà un 10 dopo l'altro. God will never add his strength and power to yours. La forza del Signore non finirà mai di dare forza a te. But when you say, I am nothing, God will tell you, and I am everything for you. Ma quando tu dirai, io sono niente, allora Dio ti dirà, io sono tutto per te. So the Lord will come on his time. Allora il Signore arriva in quel momento. But now let us go back to verse 4. Andiamo al versetto 4. He was standing on the shore of the sea. Lui era sulla spiaggia, sulla riva del fiume, so del when the mare. morning had now come, Jesus stood on the shore. E il Signore, quando la mattina arrivò, Gesù stava sulla riva. He come in the right place. Lui arrivò nel posto giusto. I am sure some of us remember the Lord came to the disciple in Matthew 14 and he walked on the waters. Io immagino che vi ricordiate quando in Matteo 14 Dio arrivò e camminò sulle acque. But here he didn't walk on the water, he stand on the shore. Ma qui Gesù non camminò sulle acque, stava sulla spiaggia. And this has a purpose. E questo ha uno scopo. Because after the resurrection, the Lord doesn't stay in the sea of life. Perché dopo la risurrezione Gesù non stava più nel mare della vita. He is seated on the right hand of God. Lui stava seduto alla destra del Padre. He is not on the physical shore, but he is seated in heaven. Qui non è più in un mare fisico, ma è nel cielo. Gesù era nel cielo. And sometimes we feel this is too far for God to reach us. E a volte pensiamo che questa distanza è troppo grande affinché Dio ci possa raggiungere. God is telling you tonight, no, he is there, but he can help you. Dio questa sera ti dice: non è così, io sono lassù, ma posso aiutarti. He can appear to you from heaven. Lui può apparire a te dal cielo. And I can bring you hundreds of Muslims people from Dubai to tell you that Jesus can appear to them. Io posso portarvi delle persone che musulmani che vi possono testimoniare che Dio può apparirvi, che gli è apparso. Never to think that God is far away. Non pensate che Dio sia troppo lontano. He comes to you on the right time, in the right place. Dio arriva da te nel giusto momento, nel giusto posto. Just to tell you one thing, solo per dirti una cosa: that God is in control. Che Dio ha il controllo. He is there for us. Lui è lì per voi. And he will come with the right word. E lui arriverà con la parola giusta. Let us read verse 5 in chapter 21. Leggiamo il versetto 5 del capitolo 21. Jesus said to them, children. Gesù disse loro: figlioli. Have you any food? Avete del pesce? Do you have anything? Avete qualcosa? You know what this language means? Sapete questo cosa vuol dire? I still love you. Vi amo ancora. I still care for you. Io ancora ho cura I'm di voi. Still interested to come to you even if you don't trust me. I still love you. Io sono comunque interessato a venire da voi a prendermi cura di voi anche se non avete fatto la mia volontà. And my presence to you tonight is to show you that I love you
even if you make a wrong decision. E la mia presenza di Dio qui con voi stasera serve per dirvi che vi ama anche se voi non fate, anche se noi non facciamo sempre la sua volontà. Never to think that the Lord will leave you if you made a wrong decision. Non pensate mai che Dio vi possa abbandonare se prendete le scelte sbagliate. He will appear to you and show you his mercy by nice words. Lui vi apparirà e vi presenterà la sua grazia, il suo perdono con le sue parole. So the Lord will appear in the right time. Così il Signore apparirà al momento giusto, in the right place, nel posto giusto, with the right word, con la parola giusta, and with the right power, e con la potenza giusta, to give you what you cannot get by yourself. Per darvi quello che voi non potete ottenere con le vostre forze. He just said one word. Lui dice, gli basta dire una parola. Cast down your net. Cast down your net. Gettate le vostre reti. And that's it. E questo è fatto. And the net is full of fish. E la rete è piena di pesci. What they couldn't do in one night, the Lord did it in one second. Quello che loro non poterono fare in una notte, il Signore lo fece in un secondo. And if you failed for so many years, the Lord can compensate you in one second. E se voi cercate di fare qualcosa per così tanti anni, il Signore lo può fare in un secondo. Just trust in him. Solo sperate in lui. That he will come to you. Che sperate che lui arriverà da voi. When you don't expect him, he will come to you. Quando voi non ve l'aspettate, lui arriverà da voi. Not only on Sunday, non solo di domenica, but he will come on Monday. Ma arriverà lunedì. So tomorrow when you go back to work, expect that Jesus will come to you. Così domani quando tornerete al lavoro, aspettatevi che Gesù sarà lì con voi. E anche di martedì. And in every day of your work, Jesus is ready to appear to you. E in ogni giorno della vostra settimana lavorativa, Gesù è pronto ad apparirvi. Just say one word. Basta dire una parola. Not my will, but your will. Non la mia volontà, ma la tua volontà. And now let us read something about the reaction of the disciples when they saw the Lord. E adesso leggiamo qualcosa a proposito della reazione dei discepoli quando videro il Signore. Let us read verse 7 and 8. Leggiamo il versetto 7 e 8. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. First we read about John. All'inizio abbiamo letto a proposito di Giovanni. John was the first person to recognize the Lord. Giovanni fu la prima persona a riconoscere il Signore. He said, "It is the Lord." Lui disse, quello è il Signore. No one can do this. Nessun altro poteva fare questo. Except the Lord. A parte il Signore. So please, when you see the Lord, try to be the first one to recognize him. Quindi cercate di essere i primi a riconoscere il Signore. But Peter was the first person to take the action. Ma Pietro fu la prima persona a fare un'azione. Peter doesn't care about fishing anymore. Pietro non era più interessato a pescare. He cares about the person who gave him the fish. Ma lui era interessato alla persona che gli aveva dato il pesce. So many times we get caring about the gift of God to us. Così troppo spesso noi ci prendiamo cura di quello che è il dono che Dio ci dà. But tonight let us think about the person who gave us the gift. Ma stasera pensiamo alla persona che ci ha dato il dono. Peter was happy to see the fish. Pietro era contento di vedere il pesce. But he was happier to see the Lord. Ma era più contento di vedere il Signore. So one person will be first to recognize him. Così una persona è stata la prima a riconoscerlo. And the other person was ready to take action and go close to him. E un'altra persona è stata pronta a fare un'azione per andare But vicino a lui. But some other people they continue normally. Ma altre persone continuano a vivere normalmente. Carrying the fish and going to the shore. Portandosi il pesce verso riva. But now I'd like to encourage all of you. Ma adesso vorrei incoraggiarvi tutti. Both John, Peter and the disciples. Entrambi, Giovanni, Pietro e i discepoli. Although they are on different levels. Anche se a livelli differenti. All of them were sitting around Jesus. Tutti, ognuno di loro era seduto attorno a Gesù. All of them were enjoying the fellowship of Jesus. Ognuno di loro gioiva della compagnia di Gesù. So no matter how big you are in the spiritual stature. Quindi non importa la tua posizione in chiesa, quanto che tipo di posizione hai. Still
your place is reserved before Jesus. Comunque il tuo posto è riservato alla presenza del Signore. So let us all of us enjoy our fellowship with Jesus. Quindi invito ognuno di noi a godere della presenza del Signore. Why John 21 is written? Perché Giovanni 21 è stato scritto? To tell you that Jesus will come to you at your daily life. Per dirvi che Gesù arriverà nella vostra vita durante la vostra durante ogni giorno della vostra vita. He will come at the right time. Arriverà al momento giusto. In the right place. Nel posto giusto. With the right word. Con la parola giusta. And with the right power. E con la potenza giusta. So be ready to see him. Quindi siate pronti a vederlo. And say what John said, it is the Lord. E siate pronti a dire quello che Giovanni disse, lui and è il Signore. Out to stay with him. E correte per incontro a lui, per stare con lui. May his name be glorified. Che possa il suo nome essere glorificato.